Ilenia è una dipendente pubblica. Io sono un'insegnante precaria con una specializzazione sul sostegno. Davide è un libero professionista. Noi ci guadagniamo il pane giorno per giorno, come l'89% delle guide ambientali escursionistiche. Lei da settembre lavora in regime di smart working. C'è da preparare degli schemi riassuntivi, delle mappe. Lui invece da settembre non lavora. Questa seconda ondata ci ha messo in ginocchio. Entrambi hanno accettato di raccontarci come e quanto pesa la crisi sui loro stili di vita e sul loro portafoglio. Sono dipendente del Ministero dell'Istruzione. La scuola è iniziata il 24 settembre e già dopo 15 giorni siamo stati poi costretti a organizzare la didattica digitale integrata, è dura sotto tanti punti di vista, soprattutto perché mi obbliga in qualche modo a dovermi poi collegare quasi quotidianamente in orari pomeridiani. E invece prima come si svolgeva il tuo lavoro? Ma il lavoro finiva nel momento in cui finiva la giornata di lavoro, insomma. Diciamo che questo smart working non ti piace tanto, mi sembra di capire. No. Il mio bimbo piccolo lo conoscono tutti i miei alunni perché io lavoro con il mio bimbo piccolo in braccio. Poi c'è il bimbo di 2 anni che corre per casa. A livello lavorativo non si stacca mai. Ma nonostante le difficoltà... Allora, lo stipendio è sempre lo stesso. Mi sento fortunata perché la certezza di uno stipendio ti fa vivere diversamente questo periodo storico. Una sicurezza che Davide non ha. Ha zero reddito come guida in questo momento. Perché non c'è uno stipendio fisso su cui contare e perché il suo settore, la seconda ondata di Covid, lo ha praticamente cancellato. Con il Covid ha preso veramente, passatemi il termine, una mazzata forte. In questo momento dovevo essere in Patagonia e Terra del Fuoco. E invece sono chiuso in una stanza. Quello che manca è la clientela. Io ho registrato un calo del 58%. Noi guide soffriamo anche un forte ritardo nei pagamenti, eppure ci sono le tasse, ci sono gli acconti. Mentirei se non avessi pensato in questo periodo come vorrei essere un dipendente pubblico con il paracadute. Io mi sono dato come ultima spiaggia a febbraio. Le mie possibilità economiche e di padre di famiglia mi permettono con un'enorme fatica di arrivare fino a lì. Insomma, la crisi ha messo alle strette molti liberi professionisti e anche per chi ha lavorato in smart working la vita non è stata facile. Ma cosa unisce e cosa divide partite IVA e statali? Lo abbiamo chiesto ai rappresentanti delle rispettive categorie. Quanti sono in Italia i lavoratori del suo settore? Quanti sono in Italia questi professionisti? Circa 3 milioni. I dipendenti pubblici sono 3 milioni e 200 mila. In questo periodo state lavorando meno? Non solo flessioni, in alcuni casi anche totale fermo. Paradossalmente si è lavorato di più. Secondo lei pagate troppe tasse? Paghiamo troppe tasse, certamente, paghiamo troppi contributi. Credo che il lavoro dipendente paghi il giusto. È vero che i dipendenti pubblici sono dei fannulloni? La PA dovrebbe avere più controlli e una maggiore produttività. È dall'era Brunetta che è iniziata questa campagna di denigrazione gratuita contro il lavoro pubblico. Non è questo popolo dei garantiti e dei ricchi, e magari lo fosse. È vero che le partite IVA evadono le tasse? Potremmo dire che magari abbiamo lavoratori subordinati che mentre sono a casa in malattia fanno secondo e terzo lavoro. Abbiamo quasi 110 miliardi di evasione fiscale. È evidente che il mondo delle partite IVA è il mondo che evade. Voi pensate o avete mai pensato ad uno sciopero? Se mi parla di sciopero, la prima cosa che mi viene è l'orticaria. Vede, scioperare per un lavoratore autonomo vorrebbe dire perdere un cliente. Oggi i dipendenti pubblici hanno scioperato. Per quale motivo? Occorrerebbero ancora 600 milioni di euro. Questo ci consentirebbe di fare un piano di reclutamento speciale, di assumere le professioni che servono, di mettersi in sicurezza i lavoratori. Che ne pensa dello sciopero dei dipendenti pubblici? Mai avremmo assistito a un tempismo così imperfetto.